la bellezza è il motivo per cui noi diciamo un sì a Cristo, per esempio. Con questi concetti di Don Luigi Giussani, concetti con i quali stiamo cercando di capire come lo stupore, come solo lo stupore sia conoscenza. Perché lo stupore per esempio di dinanzi a un Dio che si fa uomo, lo stupore dinanzi alla bellezza del Dio crocifisso, sì, la bellezza di un Dio che si dona fino alla fine, questo stupore mi porta poi a voler conoscere, cioè a voler entrare in rapporto con il Signore. Detto in maniera, tra virgolette, profana, possiamo dire che quando una persona mi stupisce, mi incanta, mi incuriosisce, mi affascina, in me nasce il desiderio della conoscenza di questa persona, del rapporto, dell'approfondimento, della relazione tra me e questa persona. E così è con Dio, e così è nella fede. Se non mi faccio stupire dalla bellezza del Vangelo, dalla bellezza delle beatitudini, dalla bellezza di un Dio crocifisso, non scatta in me la necessità dell'innamorato che vuole conoscere l'amore, dell'innamorato che vuole conoscere la fonte della sua vita e quindi la fonte della sua felicità. Ma continuiamo pescando qualche frase di Giussani da Il miracolo del cambiamento sui motivi per cui noi possiamo dire sì a Cristo. Abbiamo già detto che il motivo per dire sì a una cosa che si introduce nella nostra vita, vincendo tutti i preconcetti, è una bellezza. Questa bellezza deve implicare appunto una bellezza e una bontà che possiamo, dice Giussani, benissimo non riuscire a definire, ma che possiamo sentire come contenuto della nostra ragione per la decisione più grave che la nostra ragione ha, la fede. Perché la fede, conclude Giussani, nasce come riconoscimento della ragione. È importante e fondamentale ciò. Solo la bellezza, lo stupore dinanzi alla bontà, alla bellezza, mi porta a entrare in relazione con Dio e quindi a avviare un cammino di fede, pur non comprendendo tutto, pur avendo le idee confuse. È come nell'amore, quando ci si innamora, io non so tutto dell'altro, non conosco l'animo dell'altro e forse nemmeno dopo lo conoscerò. Però lo stupore della bellezza dell'altro mi invita a essere con lui, a essere in lui, pur se non capisco nulla. È lo stesso stupore di Maria, che dinanzi alla bellezza di questo Dio che si propone di farsi uomo in lei, lei dice sì, ma chiede come è possibile. Come sarà possibile lo stupore, la bellezza che vince anche le nostre paure? Ci vediamo domani. Padre Pio TV, dritto al cuore.